Geoprestia per le notizie di oggi 24 giugno 2021. Il comune di Sciacca è pronto a gestire il servizio idrico della città nelle more della costituzione dell'azienda speciale consortile, non solo per gli interventi di manutenzione ma anche per garantire il regolare funzionamento degli impianti idrici di distribuzione. Lo ha detto il sindaco di Sciacca, nonché presidente dell'ATI Francesca Valenti, durante l'incontro di ieri sera in municipio con l'ex consiglio comunale, indetto a fronte di una situazione idrica sempre più allarmante, non solo in città ma in tutta la provincia. E sono molti, al netto degli arresti, gli indagati eccellenti dell'inchiesta sulla Girgenti Acque. Nelle 1500 pagine di richiesta di applicazione di misura cautelare spiccano fra gli altri i nomi di Gianfranco Miccichè, presidente dell'ARS e leader regionale di Forza Italia, e di Francesco Scoma, deputato nazionale di Italia Viva. Ci sono anche l'ex prefetto di Agrigento Nicola Diomede e Giovanni Pitruzzella in veste di presidente dell'autorità garante del mercato. Intanto Miccichè ha detto di non avere nessuna preoccupazione e che si tratta di una vicenda chiarita già quando si era candidato. L'indagine riguarderebbe un finanziamento illecito in campagna elettorale. Un danno all'erario, agli utenti, agli enti pubblici e all'ambiente con una cifra che va dai 30 ai 40 milioni di euro. È emerso anche questo dalla conferenza stampa tenuta dal procuratore capo Luigi Patronaggio e dall'aggiunto Salvatore Vella sull'inchiesta incentrata su Girgenti Acque che ha portato all'esecuzione di 8 provvedimenti di fermo. E tra le cose più clamorose, molte attività di depurazione nei vari comuni svolte in modo illegale senza rispettare le norme ambientali. Le tariffe agevolate dei parcheggi a strisce blu per i turisti che soggiornano a Sciacca nelle strutture ricettive del centro storico sono il giusto accoglimento di una nostra proposta. A dichiararlo Ezio Bono e Riccardo Palazzotto di Agrigento Extra e Sciacca Turismo, dopo l'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale per venire incontro alle esigenze degli operatori del settore turistico ricettivo, così profondamente danneggiato dall'emergenza sanitaria Covid. Le due associazioni invocano adesso una vera e propria programmazione volta a sostenere il turismo cittadino. Il governo regionale assumerà tutte le iniziative di sua competenza affinché si possa giungere nel più breve termine possibile all'attivazione delle zone franche montane in Sicilia. Questa la rassicurazione data dall'assessore regionale alle autonomie locali Marco Zambuto alla delegazione di primi cittadini e rappresentanti dei 133 comuni siciliani delle aree interne dell'isola, interessati all'adozione del provvedimento. Nuovo incontro martedì prossimo per definire la limitazione delle aree. E dopo il riconoscimento ottenuto nelle settimane scorse a Menfi è arrivato il momento della collocazione della bandiera blu, che anche quest'anno sventolerà lungo il litorale. La bandiera blu attribuita dalla FEE alle migliori spiagge italiane verrà ufficialmente issata sabato prossimo 26 giugno alle 10.30 presso il molo di Levante di Porto Palo, all'ingresso della passeggiata a mare, alla presenza di autorità civili, militari e religiose, operatori turistici, giovani e associazioni. E dopo più di un anno, via libera definitivo della Commissione Attività Produttive al disegno di legge Agroecologia, di cui è firmataria Valentina Palmeri, ex Movimento 5 Stelle, al disegno di legge sull'agricoltura di precisione e uso sostenibile delle risorse, primo firmatario il deputato saccense Michele Catanzaro del Partito Democratico. Ora il testo, richiesto dalle associazioni, andrà all'esame dell'Aula. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui. Geoprestia, corrieredisciacca.it.